Re Hussein di Giordania, sollecitato dagli egiziani, ordinò un attacco aereo contro gli israeliani. La situazione politica della Giordania era piuttosto complessa. Da una parte, le tensioni per il controllo della Cisgiordania avrebbero dovuto favorire la sua entrata in guerra contro Israele. Dall'altra, c'era una certa diffidenza nei confronti di Siria ed Egitto. Per far entrare in guerra la Giordania e convincerla ad attaccare Israele, Nasser mentì. Incaricò il feldmaresciallo Amer di informare Re Hussein che l'Egitto resisteva con forza all'attacco israeliano. Il 5 giugno Nasser fece credere a Re Hussein che l'Egitto aveva inflitto numerose perdite agli israeliani. In realtà l'esercito egiziano, sottoposto a continui attacchi, stava per essere annientato. Il feldmaresciallo Amer comunicò a Re Hussein che il 70% dell'aviazione israeliana era stato distrutto. L'aviazione era proprio uno dei punti forti del nemico. Re Hussein non poté tirarsi indietro, doveva prendere parte al conflitto in modo attivo. Se si considera la situazione dal punto di vista geopolitico, era praticamente inevitabile che la Giordania partecipasse alla guerra. L'aviazione israeliana, completate le missioni in Egitto e in Siria, si concentrò sulla Giordania e annientò la flotta aerea di Re Hussein. Re Hussein ordinò alla 60ª Brigata Corazzata di avanzare dalle montagne della Giudea per contrastare gli uomini di Ben Ari. Quando le truppe giordane incominciarono a spostarsi, vennero bombardate dall'aviazione israeliana. I paracadutisti israeliani abbandonarono l'idea di continuare l'offensiva nel deserto e raggiunsero Gerusalemme. Assediarono la città vecchia, circondandola completamente da nord a est. Per 19 anni i giordani avevano costruito difese intorno alla zona orientale di Gerusalemme. Lo scopo era quello di ostacolare un eventuale attacco israeliano tra Ramallah e la città vecchia che apparteneva alla Giordania. Il sistema di difesa ricordava quello tipico della Prima Guerra Mondiale. Trincee, edifici di sostegno alti diversi piani e collegati tra loro da una rete di sotterranei, reticolati di filo spinato, mine anticarro e antiuomo disseminate fra i reticolati. Le difese erano predisposte con cura ed era complicato oltrepassarle. Ma gli israeliani, durante la battaglia per la conquista della cosiddetta collina delle munizioni, ci riuscirono. Alcuni sostengono che gli israeliani avrebbero dovuto aggirare la collina. Nella penisola del Sinai, dove ci sono vaste distese desertiche, avrebbero anche potuto farlo. Tra i rilievi giordani, la 55ª Brigata Paracadutisti fu costretta a sferrare un attacco frontale. Gli israeliani volevano aggirare Gerusalemme da nord, anche se sapevano che un combattimento così serrato avrebbe probabilmente comportato perdite molto elevate. I combattimenti incominciarono verso le 2 di notte del 6 giugno e proseguirono senza tregua fino alle prime luci dell'alba. Alle 7 circa gli israeliani erano riusciti a conquistare la collina. Fu una battaglia epica, sia per le truppe israeliane che per l'esercito giordano. Infatti, entrambi gli schieramenti ottennero onorificenze militari per il coraggio dimostrato sul campo. Durante la battaglia per la conquista di Gerusalemme, la 45ª Brigata Meccanizzata Israeliana del colonnello Moshe Brill fu distaccata dalle forze schierate davanti alla Siria e inviata sulle colline della Samaria. Alcuni reparti iniziarono a combattere per aprirsi un varco tra le difese giordane. Passarono per Jenin. Dopo aspri scontri superarono Kabatia e raggiunsero Nablus. Altri reparti si avvicinarono a Nablus passando da est. Alcune unità dell'esercito giordano tentarono di raggiungere le forze stanziate in Samaria e a Gerusalemme, ma furono bombardate dall'aviazione israeliana. Nella notte fra il 6 e il 7 giugno, il governatore giordano di Gerusalemme si rese conto che i rinforzi non sarebbero arrivati mai e iniziò a ritirare le proprie truppe dalla città. Alle 8:30 del 7 giugno, i paracadutisti della 55ª Brigata Israeliana diedero inizio all'attacco. Due battaglioni risalirono il crinale del Monte degli Ulivi vicino all'ospedale Augusta Vittoria e proseguirono in direzione della valle di Kidron.
Contemporaneamente, un terzo battaglione si spostò lungo le mura e, passando per la porta di Santo Stefano, entrò nella città vecchia, disperdendosi nelle sue strette vie. Alle 10 del mattino del 7 giugno, la città vecchia era ormai sotto il controllo israeliano. La brigata Gerusalem si diresse a sud verso le montagne della Giudea, passando per Betlemme ed Hebron. La decima brigata di Ben-Ari si spostò verso nord, lungo la valle del Giordano. Durante l'operazione, 550 israeliani rimasero uccisi e 250 furono feriti. La Giordania, tra morti e dispersi, aveva perso circa 6.000 uomini. Il regno hascemita aveva perduto tutta la Cisgiordania. Re Hussein, ingannato dalle false notizie fornitegli da Nasser e dalle vane promesse di sostegno da parte della Siria, fu costretto ad accettare il cessate il fuoco alle ore 20 dell'8 giugno. La Siria aveva dato inizio alla guerra e l'Egitto aveva poi attaccato per riaffermare la propria supremazia tra i paesi arabi. Infine, anche la Giordania era stata convinta ad entrare nel conflitto. Gli israeliani però in 4 giorni avevano sconfitto l'esercito egiziano e in 3 giorni quello giordano. Mentre la guerra volgeva al peggio per Giordania ed Egitto, 8 brigate siriane continuarono a lottare duramente sulle alture del Golan. I soldati siriani, appostati sulle montagne, riuscivano a colpire facilmente le fattorie dei contadini israeliani. Per anni avevano reso loro la vita difficile attaccandoli mentre erano al lavoro nei campi. Durante la guerra dei 6 giorni, 2 civili israeliani furono uccisi dal fuoco dell'artiglieria siriana e 16 rimasero feriti. La guerriglia fomentata da Damasco si protraeva nel nord di Israele da diversi anni. Gli obiettivi principali erano le infrastrutture israeliane. Dopo la resa dell'Egitto, il ministro della difesa israeliano diede il via libera all'attacco sulle alture del Golan. Le alture del Golan, costituite prevalentemente da rocce di origine vulcanica e caratterizzate da profonde gole e burroni, si possono considerare un enorme altopiano di circa 1.000 km², situato ad un'altezza media di 620 metri sopra il livello del lago di Tiberiade. Dalla sua sommità si domina un territorio molto esteso. Si riesce a vedere anche molto lontano, dal lago di Tiberiade fino alla bassa Galilea israeliana. È una posizione sicuramente vantaggiosa per un'offensiva, poiché dalle alture è possibile controllare una zona molto vasta.